Nell'antica regione celtica della Cornovaglia regnava un sovrano di nome Marco. Ogni anno Re Marco doveva consegnare un tributo di 300 vite umane al vicino regno d'Irlanda, governato dal terribile re Gormond. Questo tributo veniva riscosso da Moroldo, suo fratello, che si recò alla corte del sovrano per ritirare il debito. Re Marco fu sul punto di mandare a chiamare i 300 tributi prescelti quando Tristano, suo nipote, si fece avanti. Ormai egli non era più un ragazzino sventurato, ma un coraggioso cavaliere che non si tirava mai indietro di fronte alle ingiustizie. I due combatterono e Tristano sconfisse Moroldo, ma rimase gravemente ferito dalla sua spada avvelenata. Re Marco, preoccupato, mandò a chiamare la curatrice del regno, che annunciò che al giovane restavano pochi giorni di vita. Tristano, sentendo quelle terribili parole, chiese allo zio di adempiere alle sue ultime volontà: essere posto su una piccola imbarcazione ed essere lasciato in balia della corrente affinché la morte gli sopraggiungesse con serenità. In fin di vita, Tristano arrivò sulle coste dell'Irlanda, dove venne soccorso da una ragazza dalla lunga e folta chioma bionda. Era bellissima, tanto che Tristano ne rimase affascinato. Aveva i capelli più belli che avesse mai visto. Si trattava di Isotta, la figlia del re d'Irlanda, nonché nipote di Moroldo, nemico di Tristano. La ragazza, ignorando l'identità del giovane, curò la sua ferita infetta e il cavaliere recuperò rapidamente le forze. «Posso sapere il vostro nome?» disse alla giovane. «Isotta», rispose lei. Tristano ripartì immediatamente verso la Cornovaglia. Nel rivederlo vivo e in salute, Re Marco strinse il nipote in un lungo abbraccio. Ma poi si incupì. C'erano forti pressioni per trovare un erede al trono. Quella mattina un uccello si era posato sulla sua finestra e aveva lasciato un capello. Il re disse che avrebbe sposato la donna a cui apparteneva. Tristano capì immediatamente che quel capello era di Isotta e si imbarcò per l'Irlanda. Trovò la ragazza e le disse che il re di Cornovaglia aveva deciso di averla in sposa. Malgrado non ne fosse felice, Isotta accettò per poter riappacificare i due regni. Prima della partenza, la madre fece preparare all'ancella Brangania un filtro d'amore per la figlia, così che, bevendolo, si sarebbe innamorata di Re Marco. Durante il viaggio, però, Brangania confuse il filtro d'amore con dell'acqua e lo porse a Tristano. Egli lo beve inconsapevolmente, per poi passarlo anche a Isotta, che, assetata, accettò di buon grado. Qualche minuto dopo, i due si innamorarono perdutamente l'uno dell'altra. Isotta era però la promessa sposa di Re Marco e Tristano era destinato a vederla tra le braccia di suo zio. Il giorno del matrimonio fu un avvenimento nero per entrambi. L'ancella Brangania, nel tentativo di riparare al suo errore, si offrì di aiutarli. I due giovani amanti fecero qualunque cosa per poter stare insieme, ma un giorno furono scoperti in flagrante. «La moglie del re ha commesso adulterio!» gridavano a gran voce. «E per di più, con il nipote del re!» Re Marco, offeso e disonorato, decise di esiliare per sempre Tristano dal suo regno. Nel tentativo di dimenticare la sua amata, il giovane sposò Isotta dalle bianche mani, ma il loro matrimonio fu infelice. Ella era a conoscenza che il cuore del marito apparteneva alla regina di Cornovaglia, Isotta la Bionda. Un giorno Tristano tornò da una spedizione ferito gravemente. Chiese alla moglie di mandare a chiamare Isotta e di far issare delle vele bianche se avesse deciso di venire ad assisterlo. Qualche tempo dopo, la moglie vide arrivare la nave con le vele bianche, ma accecata dalla gelosia, corse dal marito dicendogli che le vele erano nere. Tristano, profondamente addolorato, si lasciò morire. Isotta la Bionda raggiunse il letto di morte dell'amato qualche minuto più tardi e con il cuore spezzato si accasciò accanto a lui e lì morì. Isotta dalle bianche mani, pentita, decise di rimandare i due corpi in Cornovaglia. Il re li fece seppellire insieme affinché trascorressero l'eternità l'uno accanto all'altra.